I professionisti oggi chiedono investimenti al governo. Da questo punto di vista il Ministero della Giustizia come si sta muovendo? Intanto questo governo sta facendo la politica del fare e quindi è in linea con tutte le proposte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Stiamo investendo infatti sia sulla prevenzione, sia sugli investimenti, sia sulle opere pubbliche, sia sulla sicurezza, sia sull'ambiente e tutto quello quindi che ruota intorno alle capacità anche gestionali degli ingegneri. Vediamo le città in modo diverso, vogliamo riaprire tutti i cantieri, le smart city e quindi qualcosa che sia sempre più tecnologico, innovativo e che rimetta in moto davvero il nostro paese. La giustizia su questo sta facendo molto, ci stiamo innovando, puntando sulla tecnologia e noi quando si parla di investimenti, per attrarre gli investimenti stiamo cercando di rivedere e rifare la giustizia civile. Noi vogliamo dare al paese una giustizia civile di qualità, che funzioni, che dia le risposte in tempi rapidi. Abbiamo puntato e investito sul processo civile telematico, sull'informatizzazione e quindi su quella accelerazione che è necessaria e indispensabile per rilanciare il Paese, per attrarre gli investimenti e per far ripartire l'economia. Ho lanciato qui la necessità di un protocollo col Consiglio Nazionale degli Ingegneri proprio che guardi alla tecnologia e quindi a tutta quella parte ingegneristica, gestionale, informatica dell'informazione che può rendere il nostro processo sempre più informatizzato, telematico e più veloce.